Supernet. Ciao a tutti da dai collezionisti. Dei collezionisti. Cosa abbiamo? Dei film. Finalmente è arrivato, ragazzi. Allora, questa è la versione steelbook di Amazon. E c'era anche Alan Mayworld di un altro tipo, che però non ci piaceva e non l'abbiamo comprato. Adesso facciamo vedere le altre steelbook che abbiamo e altre versioni che abbiamo della DC, vero? E abbiamo questa, che è tutta la collezione di Superman. È l'Anthology. Però non c'è The Man of Steel. L'Uomo d'Acciaio, la steelbook, non l'abbiamo presa a suo tempo e ce ne siamo pentiti perché adesso costa boh, tipo più di 100 euro. E poi abbiamo due versioni, perché quando è uscito Batman vs Superman l'abbiamo preso sia la versione di Amazon che la versione di MediaWorld. Guardate questa parte. Questa è la versione di Amazon. Si vede sia da... questa è la versione di MediaWorld, che secondo me è più bella che a Batman e Superman. I dischi sono i medesimi dentro. Stessi film. Infatti stavolta sui 6 Squad abbiamo preso una versione sola, anche se in realtà c'erano belle anche la Digibook e anche quelle da collezione. Allora, adesso l'apriamo. Facciamo l'unboxing, vediamo com'è dentro. Puoi vedere. Okay. Allora, dobbiamo dire che dietro prima io. Questa versione ha anche un disco Ultra HD che è arrivato a sorpresa. Non ce l'aspettavamo. È carta, eh? È carta. Non guarda che cosa c'è dietro, lo voglio vedere dopo. Vuoi vederlo? Davanti. Dietro. Lo puoi vedere adesso? Vediamo il doppio disco. Me lo fai vedere? Wow. Ah, questa è la versione... Bello. Nell'Ultra HD c'è la versione cinematografica, mentre c'è la versione estesa in Blu-ray. Ah, c'è la versione estesa, È molto bello, a noi piace molto. Anche a me. Bene, salutiamo tutti. Ciao a tutti! Alla prossima. Sì.